Guardate questa cartina. Questo è il Canada, ha una superficie boschiva di 35 milioni di ettari e per sorvegliarla lavorano 4.000 forestali. Questa, invece, è la Sicilia. Qui i boschi si estendono per 300.000 ettari, eppure i forestali sono ben 25.000. 800 di loro sono appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sicilia, un corpo di polizia autonomo che si sostituisce al Corpo Forestale dello Stato. Ma non bastano, e così a questi, nei periodi caldi dell'anno, si aggiungono i quasi 25.000 stagionali. Lo statuto della Regione Siciliana del 1946 prevedeva che la Regione potesse dotarsi di un corpo di polizia autonomo. Nel 1972 nasce il Corpo Forestale proprio perché il Corpo Forestale dello Stato in Sicilia era ormai al lumicino. Ci svolgiamo in Sicilia tutte le mansioni che sono state demandate per legge al Corpo Forestale dello Stato. E poi in alcuni periodi dell'anno a voi si affiancano i cosiddetti stagionali. Sì, noi abbiamo i stagionali solo nel periodo antincendio. Noi facciamo una richiesta all'ufficio di collocamento, richiediamo un tot numero di unità lavorative con specializzazioni, chi di autista, conduttore dei mezzi antincendio, chi come operatore antincendio direttamente. Gli stagionali dell'esercito dei forestali lavorano per un massimo di 151 giorni all'anno e costano alla Sicilia 280 milioni di euro. Cosa fanno per tutto il resto dell'anno? Percepiscono l'indennità di disoccupazione che costa all'INPS circa 180 milioni di euro. E non è tutto. Un'inchiesta di Repubblica, infatti, ha svelato come tra i 25.000 stagionali ci siano circa 3.500 persone con precedenti penali. Gente condannata per associazione mafiosa e gente, pensate, condannata per incendio doloso, cioè persone chiamate a lavorare dalla regione per sorvegliare i boschi e spegnere gli incendi, che sono state sorprese mentre appiccavano il fuoco alle sterpaglie. Avremmo voluto chiedere spiegazioni ad uno di loro, arrestato dai carabinieri mentre appiccava un incendio, ma la moglie ha reagito così. E infatti voglio chiedere a suo marito la verità, per questo sono qui, signora. Non potevo sapere, io sono di quella la sera. Lei a mio marito la vanno a fare stare, perché già la vanno a fare abbastanza, non mi spiegherò tanto delle migliate. Sono come ci dice, mio marito è più indennaretta. È uno degli stagionali della forestale, no? È che è stato arrestato, perché venite a fare, perché non ha fatto danno a nessuno mio marito. Siccome suo marito è stato arrestato mentre appiccava le fiamme delle sterpaglie. Sì, comunque erano delle sterpaglie. Era perché ha patteggiato. Perché non sapevamo mai perché patteggiava. Ma coglioni! Ma stiamo facendo un pomaruggio, ma come registrate? E lo mandate in onda! Ci riproviamo con un altro stagionale della forestale, arrestato mentre appiccava un incendio. Ci incontra, ma ci chiede di rimanere anonimo e di non mostrare il suo volto. Da quanti anni che fa lo stagionale tu alla forestale? Dall'86, primo giorno. Come ingaggio l'ho fatto. Mi è costato il lavoro, il carcere e compagnia di bene. Quanto sei stato in carcere? 4 giorni e 60 di domiciliare. Ho sbagliato. Perché esiste nella vita anche il perdono. Dato che non ho ucciso né fatto danno a nessuno. Ma come vengono scelti gli stagionali? Esistono delle liste che la Regione Sicilia dovrebbe aggiornare ogni anno. E com'è possibile allora che ci sia gente condannata per mafia o addirittura per incendio doloso? Sono persone di cui noi non sappiamo e non conosciamo niente, perché sono persone che vengono scelte esclusivamente dall'ufficio di collegamento. Secondo lei qualcuno ha fatto finta di non vedere o qualcuno che non si è accorto? Non mi appartiene ciò che è stato fatto in passato. La colpa non è di nessuno, allora, che significa? Rispondo del mio operato. La domanda la deve porre veramente chi mi ha preceduto. Io rispondo del mio operato e lo stiamo facendo con grande trasparenza, non per fare pulizia, attenzione, perché non bisogna criminalizzare questo mondo, ma per mettere ordine. Dopo le polemiche, il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, promette battaglia e soltanto pochi giorni fa ha firmato il provvedimento con il quale è escluso da quelle liste i primi 32 soggetti con precedenti penali. Reati gravissimi, omicidi, estorsioni. Ho visto un soggetto che mi ha fatto rabbrividire, che aveva insieme direzione dello spaccio delle sostanze stupefacenti, tratta di schiavi, riduzione a schiavitù. Cioè, parliamo di situazioni che fanno indignare i cittadini, perché il cittadino cos'è che è il messaggio che percepisce da queste situazioni?
che i poveri disgraziati, i poveri, quelli che conducono una vita onesta, praticamente non hanno diritto a nulla, mentre i mafiosi, i delinquenti hanno privilegi. Lo sai che cosa farà Rocetta? Butterà fuori 60 persone di sopra il gruppo. Per un fatto morale, vabbè. Perché secondo te sta venendo fuori oggi questa storia qua? Perché Rocetta si deve fare sentire, secondo me. Perché fare, deve fare il moralizzatore della situazione, secondo me. Poteva bloccare anche prima l'equitatore. Come mai lo sto facendo prima di andarsi? Io penso che sia una cosa politica.